Fratelli e sorelle, oggi con molta gioia vi presento un grande beato del nostro ordine carmelitano, il beato Tito Brandsma. Arno Brandsma è nato il 23 febbraio 1882 in un piccolo villaggio della Frisia, una regione al nord dell'Olanda. Questa regione è di predominanza protestante, però la famiglia Brandsma ha coltivato molto la fede cattolica. Infatti, dei sei figli della famiglia, cinque hanno abbracciato la vita religiosa. Da piccolo Anno aveva una salute molto fragile che lo impediva di realizzare una vocazione religiosa piena di radicalità, come per esempio la missione. Cresciuto in una parrocchia francescana, ha cercato di rispondere alla sua vocazione nell'ordine di San Francesco come suo fratello e due delle sue sorelle, ma dopo un periodo di discernimento lui è entrato nell'ordine carmelitano. Infatti lui diceva che lo spirito del Carmelo, con le sue origini lontane, l'amore alla Vergine Maria e l'insieme della vita attiva e contemplativa lo aveva affascinato. Nel 1988 è entrato nel convento di Buxmere, dove ha fatto il noviziato. Lì ha ricevuto il nome di Tito, scelto da lui stesso in omaggio al suo padre. Dopo la professione religiosa, iniziò la formazione filosofica e teologica e ha sviluppato una bellissima caratteristica della sua missione che lo accompagnerà per tutta la vita, quella di editore e giornalista. Tito si interessava molto per la spiritualità e la mistica, ha collaborato tanto con la diffusione e la traduzione di testi classici della tradizione carmelitana, come per esempio quello di Santa Teresa d'Avila, che lui tanto ammirava. Nel 1906 fu inviato a Roma, dove ha conseguito il dottorato in filosofia nella Pontificia Università Gregoriana. La provincia olandese in quel periodo si è impegnata con le missioni in diverse parti del mondo. Anche Tito voleva essere missionario, ma la salute debole lo impediva. Di certo modo possiamo dire che lui ha realizzato una grande missione a favore dell'Olanda, ma oggi come un grande esempio per tutto il mondo. Tito lavorò nel campo dell'educazione, fondando scuole cattoliche, è stato preside dell'Unione delle Scuole Cattoliche fino alla sua morte. Nel 1923 fu uno dei professori chiamati per fondare l'Università Cattolica di Nimega, che oggi è una referenza nello studio della teologia spirituale e sede dell'Istituto di Spiritualità Tito Brandsma dal 1968. Tito fu professore di storia della mistica e di filosofia, rettore magnifico dell'università nel 1932, lo stesso anno che Hitler salì al potere in Germania e costruiva il campo di concentramento di Dachau, dove morirà nostro beato alcuni anni dopo. Nel mondo della stampa si è impegnato di diversi modi. Per lui il giornalismo era una vocazione al servizio e alla verità. Nel 1935 Tito viene nominato assistente ecclesiastico dell'Unione dei giornalisti cattolici. La posizione del beato Tito di fronte agli eventi di violazione dei diritti umani sia in Germania che in Olanda era chiara. La sua difesa per la verità e per la vita, il suo impegno con la fede e con la sua vocazione profetica lo ha portato al martirio. Questa è una frase, la prossima che dirò, del beato Tito. Dopo quelli della Chiesa, la stampa è il pulpito migliore per predicare la verità e non solo per rispondere a coloro che ci attaccano, ma per proclamare la verità giorno per giorno. La stampa è la forza della parola contro la violenza delle armi. È la forza della nostra lotta per la verità. Il beato Tito è stato arrestato a gennaio del 1942. Passando per diverse carceri, Tito ha portato la sua croce con intenso atteggiamento mistico, come possiamo cogliere dai suoi scritti nel tempo della prigione. Sofferenze, umiliazione e crudeltà sono aspetti che hanno unito il beato Tito alla croce di Cristo. Nel 1942 Tito Brandsma era nel lager di Dachau, vicino a Monaco. La salute ancora più fragile, dovuta ai mesi crudeli di prigionia, lo portò all'infermeria.
lì ha ricevuto un'ingestione letale, dando inizio alla sua vita nel cielo. Dalla testimonianza dell'infermiera che lo uccise, sappiamo che il sacerdote carmelitano, prima di morire, l'ha regalato il suo rosario fatto di pezzi di legno e l'ha chiesto di ripetere almeno la seconda parte dell'Ave Maria: prega per noi peccatori. Tito Bransma è stato beatificato da San Giovanni Paolo II il 3 novembre 1985. Con molta gioia possiamo dire che siamo vicini alla sua canonizzazione. Nell'ultimo 25 maggio è stato riconosciuto il miracolo per la sua intercessione. Beato Tito Bransma, prega per noi.